Bisognerebbe iniziare a parlare più di salute e sempre meno di sanità, specie se si usa un corretto stile di vita. Un concetto unanime durante la presentazione di Restate in Salute, cultura della prevenzione e corretti stili di vita presso la Lega Navale di Trani. Un ciclo di tre incontri patrocinati dal Comune di Trani, l'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT, Federfarma ASL BAT e Associazione Forme e LILT. Si parte sabato 21 maggio con Se hai cara la pelle, sempre presso la Lega Navale. A seguire martedì 31 maggio con la Giornata Mondiale Senza Tabacco presso la Galleria Boemondo e domenica 5 giugno con Sport e Salute all'aria aperta presso il Centro Padel sulla strada provinciale per Andria. Prevenzione alla base di un corretto stile di vita è il consiglio del direttore sanitario della ASL BAT, Alessandro Scelzi. Sappiamo benissimo che la prevenzione, l'alimentazione, lo stile di vita è alla base del per chi vuole stare bene. Noi abbiamo tutto qui nella nostra provincia, tutte le componenti e siamo ben lieti di affiancarci sempre a queste iniziative che sono veramente importanti per il nostro territorio. Attenzione alle esposizioni solari, la raccomandazione della dottoressa Patrizia Albrizio del Dipartimento Prevenzione di Trani della ASL BAT. Allora, come ho già detto prima, il Dipartimento di Prevenzione tutela la salute pubblica e la salute del singolo. Quindi, pertanto, noi invitiamo sempre tutti quanti a cercare di rispettare le regole dell'alimentazione, le regole dell'alcol, del bere e del fumare. E dopo che ci siamo dedicati in tutto questo inverno per il Covid, infatti, l'anno scorso, in questo periodo, eravamo tutti quanti fermi e non c'era questa affluenza. Quest'anno, che sicuramente ci sarà, invito tutti quanti a cercare di rispettare, quindi meno esposizione al sole, cercare di curare la propria persona. Stefania Lonigro, consigliera di Federfarma BAT e fiduciaria Ordine Farmacisti di Trani, punta invece sull'alimentazione. La giusta alimentazione è importante per prevenire, come abbiamo detto, non solo i danni a livello della salute, ma anche per sponsorizzare quelli che sono gli elementi delle nostre terre ricche di frutta, di vegetali, di legumi, che spesso per via dello scarso impegno usiamo sostituire con barrette, alimenti già pronti.